La cultura Pordenone viaggia online, ovvero non si ferma, grazie a questa iniziativa del comune di Pordenone portata avanti dall'assessorato alla cultura nella persona anche di eh, Pietro Tropeano. E oggi, grazie a questa iniziativa, sfogliamo un romanzo, l'ultimo romanzo della scrittrice Paola Accadelli. Ciao Paola, benvenuta. Ciao, ciao Marianna, grazie dell'invito. Allora, l'ultimo romanzo, questo è il tuo quarto romanzo, è Il Giardino delle Verità Nascoste, edito dall'Asino dall d'Oro hai scritto gli amanti di vetro, il silenzio delle parole, poi sempre per l'asino d'oro l'ultimo concerto. Allora io rivedendo un po' il tuo percorso mi sono soffermata su una, una considerazione. Allora tu sei nata da Viano, sei medico, sei laureata appunto in medicina a Padova, specializzata in cardiologia e oggi sei medico di base. Però in realtà hai continuato a prenderti cura dei del cuore delle persone proprio attraverso la letteratura, la letteratura come forma proprio di, eh, di guarigione grazie alle emozioni, le emozioni fanno vibrare i cuori, mettono in relazione mente e cuore, c'è un legame secondo te tra queste due cose? Eh, beh sì, indubbiamente, adesso che, mentre, adesso che mi hai fatto questa, questa domanda mi viene in mente proprio il personaggio del mio penultimo libro, l'ultimo concerto. Era proprio un medico, si chiama Leonardo, e aveva una particolarità. Riusciva, perché metto sempre un elemento di, di fantasia un po' all'interno dei, dei miei romanzi, e riusciva attraverso i battiti del cuore a percepire le emozioni delle persone. Quindi, il battito cardiaco, che è semplicemente un elemento fisiologico, veniva tramutato nel mio romanzo in qualcosa di molto più profondo. Tant'è che quando incontra anche Jeanne, che era donna che poi amerà tutta la vita, e si chiede: Non sono riuscita a capire il suo battito perché era troppo simile al mio. Quindi, c'è questa commistione tra la parte fisica del nostro organismo e la parte psicologica, e che è molto forte, ovviamente, e può essere un po' rivissuta in, in chiave letteraria. La letteratura è sicuramente è una fonte di emozioni, ma ha anche un valore, oltre che di enorme piacere, perché per me leggere è, è una necessità, quasi ho una dipendenza da, da lettura, adesso ce l'ho anche da scrittura da qualche anno, <ride> e, però è anche un enorme piacere. Per fortuna è una dipendenza che non ha effetti tossici sul nostro organismo, anzi libera anche mediatori chimici <ride> che aumentano il buon umore. Infatti ho detto ti Oltre. prendi cura della salute del cuore. Con questa... Esatto, del cuore <ride> ma anche della mente soprattutto. Sì. E la letteratura ha anche come valore salvifico, tant'è che in quest'ultimo romanzo ci sono all'interno moltissimi libri citati che poi all'interno della trama hanno un valore eh, salvifico per i vari personaggi quindi possiamo dire sì che la letteratura è proprio una, una cura per l'anima, oltre che un enorme piacere. E ci arriveremo, perché in realtà sì è una bellissima dichiarazione d'amore alla letteratura questo romanzo e in più c'è un romanzo che è uno dei protagonisti e un po' il titolo lo richiama, no? perché è il romanzo si intitola Giardino delle verità nascoste, ma ha un richiamo preciso a Cecco. Sì, 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 infatti. È un richiamo preciso al Giardino dei Ciliegi di Chekhov, che oltre ad avere un ruolo nella trama del romanzo, e in quest'opera, mi ha anche un po' ispirato nella struttura narrativa del romanzo. Forse perché in quel periodo mi stavo occupando un po' di teatro assieme a una mia carissima amica e regista e attrice, Viviana Piccolo, avevamo messo in scena uno spettacolo tratto dal romanzo precedente, l'ultimo concerto che il, il testo teatrale è sentito la storia di un preludio ed è andato in scena proprio a ridotto del Verdi. E lì mi stavo occupando appunto di teatro per la prima volta nel, come autrice, nel senso che non avevo mai scritto un testo teatrale. Trovarmi così da un momento all'altro dove scrivere un testo teatrale è stata una bella avventura. E allora mi sono riletta alcuni testi teatrali che avevo letto da, da diversi anni ma avevo un po' abbandonato, tra cui appunto il Giardino dei Ciliegi di, di Cercovo. E la struttura proprio di questo dramma cecoviano mi ha un po' ispirato nella struttura anche del, del mio romanzo che allora era ancora in fieri, non era ancora ben, ben delineato, e tant'è che l'ho strutturato in cinque atti come proprio un, un, un testo teatrale. E quindi ha avuto un'influenza sia nella trama sia nella struttura narrativa. Allora, iniziamo ad entrare nella, nella trama e nel racconto. Allora, questo romanzo ci riporta innanzitutto indietro nel tempo, andiamo nel 1989. Da una parte siamo a Novembre, il Muro di Berlino che sta eh, crollando, e dall'altra siamo nel nord est, sul mare, su un faro: un uomo cade morirà sfracellandosi sulle, sulle rocce e ehm, assisteranno alla scena tre fratelli che si sono riuniti in questa casa del faro dove loro sono cresciuti sostanzialmente, hanno passato la loro infanzia. Assistono alla scena, però quel, ciò che li sconvolge è anche il fatto di riconoscere lassù sul faro la sagoma della donna che li ha cresciuti, questa, questa Nora. Cos'è successo? Un incidente? La donna lo ha buttato giù? Perché? Insomma... Che si scopriranno alla fine, purtuttavia, questo non è un giallo, è una storia che tu eh, riesci a costruire come quelle donne che devono mettere aggiustare i ricami. Vai a recuperare tutti i fili del passato, di tutte le persone, di tutti i personaggi che ci sono e sistemi le loro vite. Sistemi un po', spieghi, racconti, riportando poi tutto lì su quel faro dove c'è Nora che è il, il punto centrale della, della narrazione. Perché è importante questo recupero del passato, anche qui un passato che ha una funzione salvifica e non solo in questo romanzo, anche nel, nell'ultimo concerto, io ho notato questa cosa. Sì, eh, indubbiamente mh, la struttura narrativa dei miei romanzi è sempre una struttura un po' circolare, non è una struttura line lineare. Io non parto da un punto dove la storia ha inizio per poi proseguire e arrivare alla fine, ma parto quasi sempre dalla fine per poi tornare indietro. Un po' perché la vita stessa ha una struttura circolare, nel senso che ogni momento della nostra vita, passato, presente e futuro, secondo me è presente contemporaneamente in quello che facciamo, in quello che pensiamo e nelle caratteristiche individuali di, di ognuno. Quindi a me piace creare dei personaggi e scoprirli io stessa mentre li scrivo, nel senso che all'inizio io non ho una visione precisa di quello che faranno i miei personaggi. E non ho neanche una visione precisa di quello che accadrà. Ma attraverso lo studio del personaggio io costruisco attorno a lui il, il suo passato e molto spesso questo, anzi sempre, questa ricerca della costruzione del personaggio ha sempre contribuito ad arricchirmi moltissimo. Perché io, attraverso il mio personaggio, quando lo colloco in un determinato periodo storico oppure quando decido che lui dovrà. Assumere un determinato atteggiamento, anche ehm, ideologico o caratteriale, nei confronti degli avvenimenti ehm, che, che gli accadono, io vengo a conoscere tante cose che non conoscevo. Non so, per farvi un esempio pratico, senza svelare troppe cose del romanzo, attraverso la figura di Angela sono venuta a conoscenza dei movimenti del 68. Attraverso la figura di Giacomo, il librario, ho approfondito quello che ancora non conoscevo dell'esodo istriano. Cioè, per me, un libro, un romanzo, è un'avventura anche personale alla ricerca di fatti storici, di emozioni e di reazioni anche del, dell'individuo di fronte a determinate situazioni. Quindi mi piace molto eh, divagare, appunto, partendo da un momento preciso e poi tornare indietro costruendo il personaggio. E quindi, per questo io amo tanto i miei personaggi, perché oltre ad essere io la loro creatrice, però loro mi, mi danno moltissimo. E alla fine scopro cose che non avevo neanche intenzione, magari al, all'inizio, di, di inserire, oppure ne cambio altre che avevo deciso di inserire. E quindi è una bellissima, è come fare un viaggio: è un bellissimo viaggio alla scoperta sia dell'animo umano, che per me rimane sempre al centro della narrazione e Proprio gli esseri umani, non a caso anche la frase di copertina che è stata scelta dalla casa editrice, è una, una frase che appunto dice Giacomo: credo negli esseri umani, nei libri e nell'utopia. Questo è un po' il, il palinsesto insomma, del, del romanzo: gli esseri umani, i libri e l'utopia. E, e quindi metto al centro l'animo umano, ma metto al centro anche tutte le vicende che ci possono stare attorno a un essere umano ma qua di vicende ce ne sono diverse, perché la storia è la storia di una famiglia. E vai alla ricerca proprio delle radici, un po' di, della caratteristica di questa famiglia, che è una, la caratteristica della libreria in un certo senso. Quello è il cuore pulsante. Vai al personaggio che l'ha creata, che è Stefan, e poi da lì si sviluppano tutti, tutti gli intrecci. Quindi sempre un, anche un ritorno alla radice per poter poi ricostruire e eh, comprendere per risolvere le questioni del, del passato. Allora, tra i personaggi, abbiamo detto, ci sono questi tre fratelli che sono loro. Lorenzo, Giorgio e Rachele sono adulti. Lorenzo fa lo scrittore ed è proprio lui che racconta in prima persona tutta la vicenda, che sarà lui che andrà a ricostruire tutti i fatti. E a me questa cosa ha colpito molto perché è molto raro che una scrittrice donna impersoni e scriva proprio come se fosse eh, un uomo, perché hai scelto per raccontare poi una storia che è anche molto del femminile, a un punto di vista maschile. Beh, è stata una scelta un po', un po' no, molto voluta. Non un po' voluta. Una <ride> scelta molto voluta. Innanzitutto, io penso che lo scrittore non debba mai essere al centro della sua, della sua creazione. Tant'è che ho, ho sempre proposto anche alla casa editrice di scrivere con uno pseudonimo, di scrivere in forma. Io sarei del parere che tutti dovremmo scrivere in forma anonima o con uno pseudonimo, perché al centro dell'opera, al centro, de, centro dell'interesse dei lettori ci deve essere il romanzo e non chi lo scrive. Quindi scegliere un lettore uomo eh, molto giovane che scrive libri gialli era proprio un modo per mascherarmi completamente dietro, dietro a lui. E poi ehm, ho scelto un punto di vista maschile non solo per questo, ma anche perché pur essendo una storia dove il, il, le donne sono al centro della narrazione, e si affrontano anche temi mh, di, di violenza, di discriminazione, di sottomissione soprattutto psicologica mh, da parte delle donne nei confronti degli uomini. Volevo che tutto questo fosse raccontato da un punto di vista maschile, da un giovane uomo che all'inizio poi è molto anche narcisista, un po' viziato, eh, un po' schiavo del suo successo ma apparentemente superficiale potrebbe sembrare anche, ma in realtà proprio attraverso la scoperta di uno dei personaggi femminili principali del romanzo, che è Nora, lui capirà eh, sulle donne tante cose che fino a quel momento non aveva, non aveva capito. E ho voluto proprio che fosse un punto di vista maschile perché tanti problemi che purtroppo sono ancora presenti tutt'oggi nell'universo femminile possono essere risolti solo se anche gli uomini prendono coscienza di questi, di questi problemi e assieme si cerca di, di superarli. Quindi è stata proprio una scelta voluta sia da un punto di vista così letterario che da un punto di vista contenutistico. È stato difficile? No, 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 mi sono divertita tantissimo, veramente tanto, anche perché Lorenzo poi in realtà si chiama Lorenzo perché mh, siccome io quando scrivo i romanzi, un po' come tutti gli scrittori, mi, mi tuffo dentro alla storia e vivo lì nella storia, sono in un mondo, in un mondo parallelo dove proprio tutto accade realmente, eh, ho richiamato in vita il, un mio personaggio del secondo romanzo, ehm, Il Silenzio delle Parole. Anche lui era uno scrittore e si chiamava Lorenzo ed era uno dei miei personaggi preferiti. Tanto che quando ho finito di scrivere mi è dispiaciuto un po' lasciarlo, lasciarlo andare. Ho fatto fatica, ci penso ancora tanto come a un amore dimenticato sostanzialmente. Con questo libro ho voluto farlo rivivere, però, mentre nel, nel secondo romanzo è un uomo maturo e. Ehm, ehm, diciamo che ha una, una storia completamente diversa, lui potrebbe essere anche il mio Lorenzo giovane, quindi ho voluto farlo rivivere attraverso nel, nel, nel nuovo romanzo per recuperare un po' questo personaggio. Però in entrambi i casi non è stato assolutamente difficile proprio, anzi... Prendere il punto di vista maschile, no, 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 vedere... Forse, le... non lo so, forse riesco a, a percepire la psicologia maschile, non lo so, <ride> comunque non, non è stato affatto difficile. Eh, comunque devo dire che questa è una caratteristica di un po' tutti i tuoi personaggi, cioè restano dentro. Almeno a me è successo così, sia con l'ultimo concerto sia con questo libro, cioè continuano in qualche modo a dirti qualcosa a distanza di tempo e poi lo rileggi e emergono tantissime altre cose, che la prima lettura vedi quello che più ti appartiene, secondo me, di un romanzo. Poi man mano che lo leggi scopri anche altre, altre cose. E quindi continuano a vivere anche per i lettori ah, quei personaggi. Ah, iniziamo un po' a conoscerli. Allora, ci sono tante storie, abbiamo detto, e si sviluppano anche nel tempo. Io partirei da, da Stefano perché è il personaggio un po' più, non so, più particolare. Proprio lui che dà origine a tutti, è l'anticonformismo. No? Lui cambia un po' le, le sorti della sua vita e si lancia in questa esplorazione. Ecco, Come è nato Stefano? Beh, Stefan era un personaggio che all'inizio non doveva forse neanche esserci, proprio in maniera così evidente. E lui è cresciuto molto con i lettori, perché sono stati le molti lettori a, a dare importanza a questo personaggio. Che per me all'inizio aveva solo un, un valore di. Era un personaggio di una trama abbastanza lontana, che mi serviva solo per iniziare proprio eh, la storia di Giacomo. E Giacomo doveva essere, che è il figlio di Stefan, doveva essere un po' al centro della narrazione. Invece, man mano che andavo avanti a creare questo personaggio, eh, che vive appunto a Pola, nasce al, praticamente nella seconda metà dell'Ottocento, quindi ha occasione di vivere tutti quei grandi avvenimenti storici che hanno segnato l'Occidente, eh, la caduta dell'impero austro-ungarico, la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, l'esodo istriano, cioè lui è uno di, quelle, di quei personaggi della storia eh, per cui ti chiedi è vissuto proprio in un periodo in cui il destino si è accanito contro queste persone, perché hanno vissuto soltanto guerre, trasformazioni, anche periodi molto vivi dal punto di vista culturale. Però è un personaggio che è cresciuto proprio man mano che io venivo a conoscere e approfondivo questi, questi elementi. Inoltre è un personaggio che nasce con una deformità fisica, in condizioni di povertà. E non ha la possibilità di studiare, di, diventare, di poter fare delle scuole normali, però ha una grande, curiosità, una grande curiosità, una grande intelligenza, un grande desiderio di scoprire quello che non conosce e infatti questo lo porterà a superare questa deformità fisica e a compiere un viaggio che adesso è molto breve perché va da Pola a Venezia praticamente. Però in realtà in questo viaggio è attraverso una persona persone che lui incontrerà a Venezia, viaggio che scaturisce grazie a un libro, perché il, i protagonisti, sono l'elemento iniziale diciamo, che da vita a tutte le storie sono sempre dei libri e anche in questo caso c'è un libro e lui appunto apre completamente la sua mente al punto che poi diventerà, eh, quando ritorna da, da Venezia, diventerà un, 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 un libraio. E fonderà questa libreria che per me è un luogo veramente magico. Eh, la chiamo la libreria del narratore Errante proprio perché nasce da Stefan, che mh, è un abile narratore, racconta molte storie, però nello stesso tempo ha viaggiato quindi si rifà un po' a lui. Ma questa libreria non è una semplice libreria, ma è proprio un luogo di incontro di mh, razze diverse, di persone che parlano lingue diverse. In una regione eh, come era allora ed è ancora probabilmente quella dei Balcani, sempre mh, scossa da, da lotte, da guerre, da rivalità, questa libreria è un angolo di pace, un angolo di paradiso in cui tutti si possono incontrare indipendentemente dalla loro religione, dalla loro lingua, dall'etnia, dal credo politico, semplicemente per discutere tra di loro di libri, di poesia e di bellezza. E poi succederanno delle tantissime cose, cose che noi non raccontiamo <ride> però tutto parte da questo piccolo nucleo che è anche un po' simbolico del, dell'amore che io per la letteratura e per la libertà di, di pensiero e di, di danza della trama diciamo poco e niente perché i sì, libri sì, devono infatti. essere letti e se no si perde poi il gusto della, della certo. lettura almeno io la penso così sì, quindi sì, quindi sì, ho questo accorto, approccio accorto. di parlare dei libri in un altro, in un altro modo e arriviamo però ai personaggi femminili perché ce ne sono tanti con bellissime storie anche diverse. Allora andiamo a recuperare Nora, l'abbiamo lasciata lassù sul faro e lei ha una storia molto bella, molto intensa. Un suo alter ego è la sua, la sua amica da, da ragazzina che è Angela, e hanno, sono diametralmente opposte, Angela è ricchissima e fa una scelta poi difficile, cioè lascia la sua ricchezza per crearsi da sola e Nora invece è costretta insomma, a rimboccarsi le maniche, povera, viene da un paesino del, della Carnia con un nome particolare. Ecco, come li hai costruiti questi due personaggi? Cosa volevi eh, far emergere dal loro binomio, da, da questa dualità? Beh, innanzitutto, diversamente dal mio precedente, precedente romanzo, dove la protagonista femminile era Jeanne, una ricca pianista newyorkese, trasgressiva. E artista ribelle. Un po' complicata. Un po' complicata, <ride> forse anche un po' meno, meno vicina al nostro meno vicina alla nostra realtà, sia storica, politica e geografica. Con questo romanzo invece ho voluto dare voce proprio alle donne eh, della nostra, non voglio dire della nostra regione, ma della nostra epoca e del nostro tessuto sociale. E così sono nate appunto Nora, eh, eh, Virginia e eh, eh Rosa, queste tre donne carniche che vivono in questo paesino appunto della Carnia, e attraverso, cui, attraverso loro ho voluto dare vita a quelle donne proprio un po' dimenticate e dimenticate dalla storia, dimenticate anche dalla società, perché sono persone umili che apparentemente fanno cose molto semplici, ma in realtà hanno mandato avanti il mondo per molto tempo vivono appunto anche loro durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi quando la carne era molto povera, era, i paesi erano spopolati perché gli uomini andavano in guerra e loro silenziosamente, tenacemente man mandano avanti tutto, dalla casa, agli affari, ai figli e, e riescono a sopravvivere. Quindi ho voluto mh, creare proprio dei personaggi attraverso Nora, mh, dare voce a queste, a queste donne. E contemporaneamente ho voluto creare un personaggio che fosse invece contrapposto, che appunto come dicevi tu è quello di Angela, eh, che invece farà una scelta completamente diversa, ma attraverso questa diversità mh, ho voluto approfondire il tema dell'amicizia tra donne, perché secondo me è un valore che assume sempre un'importanza maggiore col passare degli anni, col passare del tempo, con i problemi anche a cui andiamo, andiamo incontro, ed è veramente un valore aggiunto nella vita di una donna avere delle amiche con cui confrontarsi. Forse l'amicizia femminile, adesso non voglio fare magari introdurre un, un, un luogo comune, ma riesce a essere molto più profonda di un'amicizia maschile è normale che due donne si trovino per parlare, mentre gli uomini di solito si trovano sempre per fare qualcosa, per andare alla partita, per andare a, a, cioè, a fare un giro in bicicletta, cioè, non si trovano, è, è più raro insomma, che si trovino eh, per parlare, per comunicare o per esprimere anche le loro emozioni. Ma il bello dell'amicizia tra Angela e Nora è che appunto sono due persone diversissime, che hanno obiettivi diversi, proprio all'opposto, però si rispettano moltissimo a vicenda. E nessuna delle Nora non, non prova eh, disapprovazione per Angela, che fa una vita che per lei è veramente incon inconcepibile, non, non farebbe mai una vita del genere. E mh, Angela non disprezza Nora per le sue scelte, che dal suo punto di vista le sembrano scelte un po', potrebbero essere scelte un po' riduttive. Molto bella quella frase quando mh, loro si scambiano delle lettere all'interno del, del romanzo. E a un certo punto Angela dice a Nora: Io è anche per questa tua libertà che sto lottando, eh, per la libertà, cioè semplicemente di sposarsi, di avere una famiglia, che è l'obiettivo di, di Nora. Angela le dice: Non devi sentirti da meno se tu vuoi soltanto questo, che in realtà è molto, perché io è anche per questa tua libertà che sto lottando, cioè lottare per la libertà della realizzazione di ogni individuo. Ogni individuo si può realizzare come vuole e noi dobbiamo rispettare la libertà di realizzazione di queste persone. Quindi attraverso i loro caratteri, le loro avventure ho approfondito un po' questo tema. Devo dire anche che c'è anche molta comprensione, mm. cioè si capiscono, capiscono i mondi da, da, dai quali provengono tutte e due certo. e quindi è molto importante anche certo. questo aspetto. Che è un'amicizia che nasce da bambini in circostanze ah. particolari. C'è Quell'empatia esatto. che nasce a volte tra le persone e che è spesso inspiegabile. Che già lì si capiscono quando sono ragazzine, in quell'episodio esatto. che accade sì, che sì, noi sì. non svegliamo. <ride> molto simpatico, anche. è molto bello, intenso. È sì, un sì, buon simpatico. punto di Beh, partenza. Anche perché un po' tutti, tutte le cose narrate, anche se sono di immaginazione, di fantasia, in realtà prendono sempre spunto da fatti reali. Quindi, anche per questo, riesco a essere abbastanza credibile perché, appunto, sono ricordi che affiorano, storie che mi hanno raccontato. Quindi, io sono un po' una ladra di, di storie come tutti gli scrittori nel senso che se qualcuno mi racconta qualcosa, prima o poi mascherato naturalmente, ma prima o poi ci finisce nel mio romanzo. Quindi, quindi ci sono sempre schegge di verità che eh, poi sì, sì, tu sì, riesci sì, a, a unire, sì, sì, sempre con quel lavoro di ricamo che è una caratteristica del tuo modo di scrivere. Un bel, un bel modo di ricamare. Ancora una storia di donne, quella di Rachele, che è la sorella di Lorenzo e, e di Giorgio, e di sua figlia Ludovica. Perché anche qui c'è un, uh, uno specchiarsi in un certo senso, forse non un comprendersi, però eh, sì, qui la parte più difficile. Adesso è un po' difficile parlarne eh, senza desperdere, <ride> ma cerco di farlo. Eh, sì, beh, tra Rachele e Ludovica c'è un po' il, la difficoltà spesso riscontrata da madri, anche magari affettuose e, e premurose come Rachele, la difficoltà nel capire il disagio che può attraversare una figlia più o meno adolescente, sia sì, un po' più grande, lei comunque dall'adolescenza in poi, quel distacco inevitabile che c'è a questa età e che tutte le persone che hanno figli hanno vissuto e che fa parte proprio della crescita, ma crea comunque un, un, un disagio tra... spesso anche mh, a, a, di vari livelli, ma crea comunque sempre un disagio perché questa persona che tu hai visto sempre come un bambino, una bambina che dipendeva in tutto e per tutto da te, improvvisamente diventa, diventa adulta. E non solo, Rachele è una persona che ha lei stessa dei problemi irrisolti, quindi è molto difficile per un genitore quando lui stesso ha dei problemi irrisolti Riuscire a capire completamente i problemi dei figli. Perché Rachele, appunto, è molto concentrata su se stessa, ma non per egocentrismo, proprio per debolezza. Perché lei non ha superato alcune situazioni, e nel tentativo di, di superarle, nonostante abbia un marito che le vuole molto bene e non capisce neanche lui questo suo disagio, le sembra, gli sembra veramente incomprensibile. E lei non capisce il disagio della figlia anche perché i, i due disagi, adesso parlo in maniera <ride> criptica per non svelare la trama: i due disagi, anche se apparentemente sembrano molto diversi, sono in realtà uguali, nascono da, dallo stesso tipo di, di problema. E quindi, a volte è molto meglio, a volte ci riesce meglio una persona esterna che vede questa cosa da fuori a capire quello che può accadere all'interno di un rapporto. Eh, genitore e figlia, soprattutto madre e figlia, che è anche più, più, più complesso, anche più intimo, insomma, più. Io ho visto anche un po' complesso. in questa Rachele, con una donna che è molto presa, molto ferma nei suoi rimpianti. Sì. E questo è un blocco che le impedisce poi di aprirsi al presente a quello che sta accadendo. Esatto, sì, sì, è proprio questo che intendevo dire. Lei appunto ha molti rimpianti, eh, ha molte situazioni, molti sogni irrealizzati e non riesce a vedere quello che invece ha sotto gli occhi, che non è per niente, per niente poco. E, mh, ha questo rapporto principalmente col padre molto complicato, e che in realtà poi invece eh, sarà, sarà il padre sempre attraverso un... Un dono, diciamo così, a un dono postumo a farle capire invece come sia, come la sua vita. Praticamente è una persona come chiusa in una prigione con la porta aperta, Rachele, cioè dovrebbe uscire, la porta è aperta, lei dovrebbe solo fare un passo e uscire e vedrebbe il mondo in maniera completamente diversa. Secondo te diversa. oggi ci sono tante donne, molte, come Rachele? moltissime ce ne sono molte, infatti per quello forse sono riuscita a descrivere questo tipo di personaggio. Probabilmente vengo a contatto con queste persone anche con il mio lavoro e quindi. Io credo di sì, che ce ne siano abbastanza, e basterebbe proprio poco per riuscire a, a farli uscire da questo disagio. Diciamo che anche un problema prettamente femminile, proprio è insito nella storia un po' delle donne? O sì, no? probabilmente, soprattutto teniamo presente che qui siamo eh, negli anni Ottanta, fine anni Ottanta, inizio anni 90. Un periodo in cui ancora tante cose non erano proprio, specialmente in Rachele che ha eh, sì, già è, 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 è circa 40 anni, insomma, e certe situazioni non erano ancora così ben risolte come invece avviene adesso, quindi sicuramente in quegli anni era ancora più evidente. Altra cosa, ma la dico proprio così di passaggio, è la figura di Ludovica che è sempre una ragazza di vent'anni, anche questa è una costante un po' nei, nei tuoi libri, c'è sempre il, il futuro, ecco. nella gioventù tu metti sempre il futuro perché lavori con il tempo anche con i personaggi, cioè da Stefan, i tre fratelli, Giacomo e la ragazza Ludovica rappresenta il futuro e con le problematiche un po' che raccoglie dal passato e lei dovrà poi sciogliere nelle sue relazioni. Un passaggio su Giacomo, anche lui è un personaggio fortissimo di questo romanzo, l'abbiamo un po' lasciato in disparte ma in realtà è un motore bello forte di tutto il, il romanzo e lui riparte, grazie a Stefan, con la sua biblioteca, eh, libreria del narratore errante, da due libri che sono la Metamorfosi e appunto il libro che eh, è l'altro personaggio di questo romanzo, che è il Giardino dei Ciliegi. Perché questi due libri e poi presentaci un po' Giacomo. Allora, <ride> beh, il Giardino dei Ciliegi abbiamo in parte già, già detto prima, appunto perché eh, lo stavo leggendo in quel periodo. Molto spesso quando scrivo un romanzo mi ispiro a libri già letti. Perché, no, ma perché, fatto il, per, perché far partire una libreria proprio da, da un punto di vista letterario, proprio da questi due eh, libri? Allora, il, il giardino dei ciliegi perché ehm, avevo letto in quel periodo una recensione di Streller sul giardino dei ciliegi e diceva che il giardino dei ciliegi era strutturato su tre livelli. Il livello intimo, quello dei personaggi che appunto vivono eh, il distacco da questa casa che sono costretti ad abbandonare il eh, livello della, della trama, diciamo, e mm, il livello più, più generale che è quello della, di questa rivoluzione che sta accadendo in Russia, quando Cecco scrive questa, questo dramma, che è appunto la eh, nascita della nuova classe borghese e il declino dell'aristocrazia della, dell russa. Questo fatto di strutturare questo, questo testo teatrale in tre livelli mi ha ispirato nello strutturare anche il mio romanzo in tre livelli. Ma non è stata solo una scelta, diciamo, di, di struttura. Mi piaceva molto questo, questa, questo sentimento che c'è in Chekhov eh, della necessità di eh, ritornare a casa e di rivivere il proprio passato per risolvere quello che è il proprio presente. Infatti non a caso l'ho scelto anche come frase introduttiva al, al romanzo, questo, questo verso di, di Chekhov. e mh, che dice appunto solo se noi riusciamo a rivivere in pieno il nostro passato, a scoprire quello che di irrisolto c'è nel nostro passato, riusciamo a mh, vivere meglio il nostro presente. E questo è un tema che mi è molto caro, perché come dicevamo... Sì, prima... Sì, l'abbiamo proprio detto all'inizio, mentre quindi, Ovidio... quindi ho visto. O video è una mia passione, <ride> non c'è nessun motivo, è una grande passione. E in quel periodo mi stavo rileggendo una metamorfosi e ci sono delle scene di una poesia, di una intensità. Infatti, non a caso l'ho inserita anche nel romanzo, per esempio, questa eh, scena meravigliosa del, del, del Cavallo del Sole, che, sì, del, del, del Carlo del re, del, del dio Sole che al mattino eh, arriva in cielo per illuminare tutte le terre, lì c'è, ci sono delle descrizioni che sono veramente di una poesia straordinaria e io ho voluto farle rivivere anche perché in realtà, eh, cioè, il, il, beh, vabbè lo dico perché sennò non si capisce, questo libro misterioso che trova Stefan quando poi decide di partire per Venezia è proprio il testo delle metamorfosi di Ovidio e in quell'occasione un, un altro fatto che mi era accaduto, avevo visto in una mostra a Roma un antico manoscritto eh, che riproduceva proprio una metamorfosi di Ovidio e mi ero soffermata a vedere queste, queste scritture floreali, queste incisioni, queste, cioè me, me la, ero rimasta affascinata da questo volume. E allora io quando vedo qualcosa che mi piace, che mi affascina, dico ok, questa cosa mi servirà per il prossimo romanzo. E quindi me lo sono messo da parte e in qualche modo l'ho inserito. Penso in generale comunque che la lettura di questi scrittori classici è, è, è di grande aiuto anche per noi. E forse vengono trascurati perché li studiamo a scuola in un periodo in cui... Non abbiamo tanta voglia, siamo ragazzini, non abbiamo voglia di soffermarci, magari su questo tipo di letture. Ma poi, col passare del tempo, si letti recupera, diciamo con un no? piacere si recupera. Adesso poi ci sono delle traduzioni bellissime, molto snelle, non come le traduzioni che c'erano quando E arriviamo a Giacomo, che, che abbiamo detto è il cuore proprio anche di, di questo romanzo, perché è un personaggio molto legato alla letteratura, anzi, lui è proprio in un certo senso la voce della letteratura. Sì, Giacomo è uno dei miei personaggi preferiti. Ehm. Al, con il quale condivido anche moltissime opinioni, moltissime idee. Mi piacciono moltissimo i, i colloqui che lui fa con il figlio Lorenzo quando Lorenzo è bambino, queste passeggiate per mano in riva al mare, che poi nelle passeggiate un po' che facevo anche con mio papà quando ero bambina, in riva al mare, così per mano. Quindi ho messo anche qualcosa di, di personale. E, e tutto quello che lui pensa, a, in, a proposito, mi è servito anche per fare una riflessione appunto sul tema dell'ideologia dell politica, della religione, delle, dei fatti storici. La mia interpretazione, ovviamente non sono una storica, la mia interpretazione come persona di tanti fatti che sono successi coincide con quella che dà, che dà Giacomo. E mi piace molto il suo atteggiamento di, di padre eh, perché anche se sembra un po' lontano, un po' assente perché è sempre immerso in questi studi, in questa biblioteca dove, anche della, della casa del fado dove fa arrivare intellettuali e personaggi un po' strani, però crea, anche se non è magari presente nella vita proprio quotidiana dei figli, crea quell'atmosfera che, permette che permetterà loro poi di essere... Delle, delle persone complete diciamo anche che lancia un messaggio molto chiaro almeno io l'ho letto così che lui è immerso nella letteratura nel suo mondo di, di sogni però in realtà il suo mondo di sogni è proprio la base della realtà lui in realtà è molto presente nella realtà proprio sì. grazie alla letteratura esatto sì sì, sì 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 beh questo sicuramente questo sicuramente sì sì non è un intellettuale svagato eh, ed è il messaggio anche eh, di questo è il romanzo proprio lui attra è attraverso la letteratura che è riuscito a sopravvivere e attraverso la letteratura riesce anche a far sopravvivere gli altri infatti questo succederà insomma a un certo punto della data del marzo quindi è un personaggio molto, molto completo, molto bello. Insomma. Molto bello come il romanzo, il Giardino delle Verità grazie. Nascoste, edito dall'Asino d'Oro. Grazie Paola per avercelo grazie a voi, presentato. Grazie a, voi, grazie a te Marianna. <ride> Io ricordo solo che c'è ancora il prossimo incontro con eh, la cultura viaggia online, è per sabato prossimo, quindi 20 marzo, con musei da ascoltare. E grazie per averci seguito.